Ciao a tutti e a tutti benvenuti in questo nuovissimo video di The Alchemist Ora, come vedete dalla luce più o meno, è mattina E potete immaginare, l'ho fatto L'ho fatto, mi sono messo a formare Ossidiana E ho creato una piattaforma un po' mini Perché non l'ho fatta come, come Minecraftita Però ho creato una piattaforma per lo spawn di Pigmen Zombie Ora mi girerò e la vedrete Boom, eccola qui Um, per fortuna il piccolo diamante dura un fottio, è lento perché non ha enchantment, ma dura un fottio. Mi è anche avanzato un po' di ossidiana, ma vedendo che non ne avevo tantissima, non ho potuto fare una cosa come ho fatto in Minecraft ITA, quindi 1 2 3, quindi 6 eh, diciamo righe di portali, ma ne ho fatte solamente 2 da 6 uh, portali ciascuna, quindi sono 12 portali in tutto. Vedremo quanto è efficiente se non è efficiente come spero proverò a fare un altro po' Però fare un altro po'. Questa è la piscina che ho usato. L'ho riempita tutta di lava con i secchi. Infatti, guard ragazzi, guardate quanti cazzo di secchi mi trovo! Cioè, 1000.000 stack. 1000.000 stack. Impressionante. E dopo la riempivo con un secchio d'acqua. Questo secchio d'acqua. E... e mi facevo la mia bellissima ossidiana. Poi, qua in basso, se vedete una colonna di lava, è perché mi è esploso un creeper qui. E ho dovuto fare delle modifiche. Ho dovuto mettere degli slab qui, in modo che non. Uh, tutti i drop non venissero, diciamo, rovinati, non venissero distrutti dalla lava E ho devo mettere anche questi slab in modo che non mi vedano i, 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 i cani bastardi Quindi io per prendere le cose Guarda, guarda cosa devo fare, devo prendere le cose Sperando che non esploda il creeper Aspettiamo che esploda Devo far così E sperare che non esploda Ok, questo, questo è il mio livello ora di, di attenzione che devo avere Purtroppo, allora, in realtà avevo già registrato una parte di questo episodio. Ma mi sono accorto che l'avevo registrata male. Quindi, ehi, hey, iniziamo. Ho già piazzato un po' delle trapdoor. Come vedete, ho un bel po' di trapdoor nell'inventario. Ho già piazzato il primo livello, che è questo qui. Vedete, sono più o meno, uh, direi, sono 7, 14, il portale sono 7x7 i portali, sono 7, 14, 21, sono 42 per piano, e ho tre piani. Mi sono anche fatto delle scalette per andare a piazzarle in tutta tranquillità, vabbè poi prendo un po' di cobblestone, qua sopra è pieno di torce per evitare casini, e uh, ho bisogno di un po' di questi per piazzarli, quindi ne piazzo uno qui e nel piazzo. Ah no, basta, basta pensare uno qui, sono due portali, è vero. Beh, allora forse me la cavo, sai. Volevo farne altri, ma con questi forse me la cavo. Perfetto, ultima parte e abbiamo tutto messo come si vede. Là sopra non serve, ovviamente, perché non c'è un portale anche là sopra quindi apriamo queste. Sembra con abbastanza calma, però. Super saltoni. E siamo a posto. Perfetto, ora bisognerebbe solo accenderli questi portali e iniziare a vedere se fa spawnare qualcuno. Anzi no, sai cosa ti dico? No, sì, dai, proviamo ad accenderli, proviamo ad accenderli. Proviamo ad accenderli Prima provare ad per vedere se effettivamente fanno spawnare qualcuno o se sono semplicemente dei cani bastardi. Ho anche un uovo che ho trovato là sopra, quindi andiamo a vedere se mi spawna un altro polletto. Sarebbe una gran cosa perché mi sono stancato di andare avanti a pane. No, però mi ha spumato un altro. Roll. E dai, su. Cosa vuoi fare nella tua vita? Dai, muori. Grazie. Oh, dammi la, la rotta in flash. Stava laggando. Qua la gente continua a morire. Sai cosa? Devo metterci degli hopper là sotto. Ci metterò degli hopper. Perché così spreco tantissima roba in continuazione. Allora, oltre a quello. Prendiamo l'accendino. Prendiamo l'accendino. E proviamo ad accendere un paio di queste cose. Eh, là è già spamato un creeper. Perché manca la torce, mancano le torce, però insomma riusciamo a cavarcela, boom boom. 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 E questo è un livello. Per fare anche questo livello, non so, ce la faccio? Sì, dovrei farcela faccio questo. Faccio questo. Tu vai nel Nether, grazie. Tu fai così. E tu fai così. Perfetto. Questo bisogna levarlo, però, per ora. E dovrei levare anche questi. Perché altrimenti poi. I signori zombie vengono da me. E io non voglio che succeda. Tanto cobblestone ne ho infinita. Dammi la torcia. Grazie. Perfetto. Non perfetto. Perfetto. A breve dovremo vedere i primi pigmen spawnare qua dentro. Perché se non spawna nessuno io mi incazzo a bestia. Voi non avete capito il casino che ho fatto. Sai quanto ci vuole prendere tutta questa ossidiana con un piccone vanilla? Cioè senza enchantment. No, tu non lo sai. Tu non lo sai. Ah, ecco il primo. Signore e signori, ha spawnato il primo pigmen. Ok, ora che abbiamo stabilito che funziona, bisogna... Vedere uno se cade il pigment, il pigment, pigmen, pigmen, pigmento. Ah, vero, pigment, pigmento stessa radice. Comunque, eccolo qua, caduto, perfetto raga, funziona, funziona, che è una meraviglia. E quindi ora bisogna passare alla parte dell'uccisione. La parte dell'uccisione che eh, bisognerà vedere un attimino. Per prima cosa, io voglio evitare che mi cadano i pigmen in testa. Quindi che ne dite se facciamo una cosa di questo tipo? Costruiamo una specie di. Diciamo. Anzi, sai cosa? Ho appena cambiato idea. Ho appena cambiato idea. Non voglio fare un sistema di uccisione a. Uh, ad acqua o a soffocamento. Voglio fare un sistema di uccisione a caduta. Perché siamo nel vuoto e, sinceramente, siamo a un livello altissimo. Siamo al 104. Quindi ho tipo. 104 livelli di caduta. Mi sa che ci vuole un po' di meno. Spero. Ora mi informo, vedo quant'è il danno da caduta che devono subire i pigmen per morire. E facciamo una piattaforma là in basso, perché mi sa che è la cosa migliore da fare. E spero non siano troppi blocchi in realtà. E eh, lo spero davvero. Ok, appena controllato sono 24 blocchi normalissimi. Quindi sapete cosa vi dico? Craftiamo questi 24 blocchi verso il basso e, la, e li craftiamo così. Li, li craftiamo proprio così, con una bella roba del genere. Allora, diciamo che partono da qui. Ok, perché facciamo che resettiamo la caduta. No, non resettiamo la caduta, ma resettiamo la caduta come se resettassimo la caduta da qui, come per gli enderman Quindi sono da qui 24 blocchi, facciamo partire da qui, perché cazzo ne Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. E facciamo così. respira un po'. Perfetto, signore e signori. Abbiamo la nostra piattaforma da costruire qua attorno. Ma abbiamo la nostra piattaforma. Ora io devo semplicemente risalire e mettere al posto di tutta quest'acqua delle scale. Perché usare l'acqua per scendere non è molto, diciamo, pratico. Perché si va abbastanza lentamente. Ah, beh, dai, neanche troppo. Sai cosa? Se riesco a metterla di lato, magari riusciamo a usare l'acqua come ascensore e non è malissimo come cosa. Quindi, tipo, la metterei. Considerando che, che va di un di un cosetto a destra così dovrebbe essere ideale ah no, mi sa che facendo così ho interrotto la distruzione dell'altra fonte d'acqua perfetto, lasciamo che si distrugga tutta e poi la piazzo e la madonna quanto ci vuole, dai su ma mi è lentissima e allora eccola qua ecco, così dovrebbe andare perfettamente e consentirmi di usarlo come ascensore perfetto, quindi io ora ragazzi ho bisogno solamente di tanta tanta cobblestone beh, tanta uno stacco, uno stacchetto e mezzo e poi posso andare tranquillamente a raccogliere i frutti del mio lavoro, cioè i pigment anche se ora che ho l'ossidiana sai cosa ti dico? è molto più facile fare il cobblestone generator facendo una cosa di questo tipo mettendo un pezzo di ossidiana qua dietro e facendo così in questo modo io posso tenere premuto ed è molto più facile. Posso anche lasciare qua il gioco FK con, con qualcosa di pesante sul mouse e sono a posto. Perfetto, il piccone è quasi finito, però non lo finisco perché penso di farcela con queste, questi pezzi di cobblestone che ho. Anche spawnato un altro pigman Ora posso andare qua giù. Purtroppo l'acqua qui mh, si è rimessa, però, vabbè, scialla. e devo solamente capire di quanti blocchi. Devo fare sta roba. Allora, così già così dovrebbe bastare, in teoria già questo blocco, quindi questo lo possiamo levare. Poi qua siamo al blocco centrale? No, questo è il blocco centrale, quindi sono tre di qua, 1 2 3 e tre di qua 1 2 3. Quindi questo è il primo portale. Poi quindi faccio 1 1 2 3 4 5 6 7 e quindi 1 2 4. Facciamo anche il quinto giusto per sicurezza. Perfetto e ora devo fare la stessa cosa dall'altra parte e abbiamo la nostra piattaforma di uccisione Wonderful mi manca giusto un po' di cobblestone per finire ok cazzo ho finito tutto il ferro e eh, vabbè eh, fi Finiamo questa ok con questa cobblestone vediamo se ho già della lava mi è avanzato un pezzettino qua Solo un secchiettino Mi è avanzato solo un secchiettino quindi con questa lava Cioè con questa cobblestone ci facciamo altri due secchielli di lava e ci facciamo il nostro bellissimo e simpaticissimo piccone di ferro di nuovo sono un po' corto di lava quindi utilizzerò il carbone per cuocere sto ferro tanto qui eh, dallo scorso episodio <ride> beh era anche ora mi ha finito il nether brick in realtà l'avrà finita chissà quante ore fa però non l'ho controllato boom 16 nether brick con uno stack e eh, vabbè abbastanza roba dai perfetto questi 23 blocchi perché ha visto il numero 23 queste non sono coincidenze il film che si chiama 23 tra l'altro Andiamo a finire qua Anche se deve ancora cadere nessuno zombie Eh bisogna stare un po' FK secondo me Per far funzionare bene sta farm, Però l'importante è farla funzionare L'unica cosa di cui sono curioso è Stando qua sotto spawna la gente là sopra Dovrebbe Sono solo 24 blocchi Però nel dubbio posso stare anche qua sopra E aspettare Potrei fare anche così Ah va che bello Iniziano a spawnare dai, cadete, cadete. Sì, la prima morte. Vai così, bella lì. Però non cadono, questi stronzi. Madonna, mezz'ora per farli spawnare non cadono neanche. Cadete! Stronzi di merda. La prima pepita. Sì. Perfetto, raga, funziona. Ora bisogna solo stare tanto, tanto a FK qua. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Ci vediamo domani con, si spera, un po' di oro. Perché lo lascerò a FK tantissimo. E niente. Vi ricordo lasciare mi piace se vi è piaciuto questo video, di iscrivervi al canale se non l'avete fatto e di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook e ovunque lo vogliate. Ciao!